perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, il sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggiore onore della casa stessa. Certo, ogni cosa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato, ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Amen. Dice questa parola questa sera che è davanti a noi, c'è un'espressione tra queste righe che mi ha colpito, mi colpisce sempre, e dovrebbe richiamare questa sera anche la tua e la mia attenzione. È lo scrittore che fa questa affermazione per richiamare la mia e la tua attenzione, vuol dire stai attento, stai attenta. C'è una cosa importante che ti sto dicendo, un'indicazione importante che ti lascio questa sera. Nel versetto 1 è scritto due parole: considerate Gesù, considerate Gesù. E io credo che un cristiano autentico dovrebbe avere questo principio della sua vita, vero? Considerare Gesù. Il mondo non considera Gesù, non lo considera Gesù. C'è poca considerazione, no? Per il Signore. Ci meravigliamo sempre quando fanno quei sondaggi religiosi, no? Tra virgolette, e chiedono alla gente qual è la persona che preghi di più, In questi sondaggi, anche in Italia, vengono fuori delle risposte che ci lasciano veramente senza fiato. Perché noi non troviamo ai primi posti una considerazione per Cristo, per colui che deve essere adorato, per colui che deve essere pregato, per colui che deve essere considerato. Ci troviamo altri personaggi, uomini morti, che non possono salvare. E il Figlio di Dio, l'Eterno, Emanuele, colui che è seduto alla destra del Padre, sta in classifica un po' più basso. C'è poca considerazione nel mondo, anche nel mondo religioso, per Gesù. Ma questa sera le potremo dire tutti: Signore, tu sei il centro delle mie considerazioni. E considerate Gesù, però questo scrittore lo scriverà a dei cristiani, come dire, non scriverà a gente di strada, a dei cristiani, come dire, considerate. Noi abbiamo poca considerazione a volte per quello che Dio ha fatto per noi. Ce lo dimentichiamo, Ce lo dimentichiamo ogni tanto. Ed allora quando ci dimentichiamo tutte le cose belle che il Signore ha fatto per noi, cominciamo ad avvilirci per le nostre piccole problematiche. Vero? Succede solo a me, succede pure a voi. Succede a tutti. Perché non stai considerando Gesù. E dice lo scrittore agli ebrei, perché noi non sappiamo esattamente chi sia, anche se diciamo c'è una forte probabilità che sia l'apostolo Paolo stesso che scrive questa grande epistola proprio a quelli del suo popolo, dice lo scrittore agli ebrei che dobbiamo considerare Gesù in questo passo per alcuni suoi uffici e ministeri. Quello che il Signore è e quello che il Signore fa. Noi appunto non sappiamo esattamente chi ha scritto questa epistola, però questa epistola era stata scritta da questo scrittore, probabilmente Paolo, per quegli ebrei che durante le persecuzioni del primo secolo dopo Cristo in qualche maniera erano tentati di tornare indietro. Vedete, c'è questa frase alla fine: mantenete fino alla fine la vostra franchezza.
cioè resistete, in altre parole. Loro erano sotto una persecuzione. C'era un potere politico che li stava osteggiando. Noi leggiamo anche negli Atti degli Apostoli, già cominciavano le prime persecuzioni, e questa epistola è scritta come un incoraggiamento a un popolo che era in qualche maniera osteggiato e perseguitato. Per riuscire a mantenere ferma fino alla fine la nostra franchezza, e questo è importante, cioè riuscire a arrivare, come abbiamo cantato, lassù dove sono i santi del Signore, dobbiamo considerare Gesù anche questa sera, quello che Lui ha fatto per noi, quello che Lui è per noi. La prima cosa che noi dobbiamo considerare di Gesù, dice l'Apostolo agli Ebrei, al versetto 1, che Gesù è chiamato proprio l'Apostolo, come l'Apostolo. Considerate Gesù l'Apostolo della fede che professiamo. La parola Apostolo, che significa, forse lo sai il significato, la parola Apostolo significa inviato. L'apostolo è colui che è stato inviato da qualcun altro. Quando Gesù chiama apostoli i suoi discepoli, li chiama così perché li avrebbe mandati ad evangelizzare il mondo. E in questo senso, allargato, tutti noi siamo apostoli, nel senso il Signore ci manda a parlare di Lui. Ma Gesù è l'apostolo con la A maiuscola, perché Lui si definisce Lui stesso, definisce se stesso, colui che Dio ha mandato. Cioè Gesù è stato mandato dal Padre. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, che ha inviato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Molti credono che c'è un Dio creatore, onnipotente, che c'è un Dio onnisciente, c'è un Dio forse giudice, severo. Ma noi crediamo che Dio è colui soprattutto che ha mandato Gesù. Vogliamo considerare questo fatto? Gesù è stato mandato a noi. Gesù è stato mandato. Noi siamo stati l'oggetto, l'indirizzo dell'amore di Dio. Ci pensi che Gesù è stato mandato a te e a me? Non è stato un caso. Mi veniva in mente Galati 4:4, che dice: noi eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo, ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figliolo. Questo è l'amore di Dio, che Dio ha avuto un pensiero per me e un pensiero per te, un pensiero per tutti gli uomini. Dio ha mandato il suo figliolo, e Gesù è l'apostolo, colui che è stato mandato. Il Padre mi ha mandato, colui che Dio ha mandato. E considerare Gesù come l'apostolo ci ricorda appunto l'amore, l'interesse, la preoccupazione che Dio ha per me e per te, per noi. La preoccupazione che Dio ha per me. Considerare Gesù l'apostolo fa pensare, siamo in questi tempi anche, sta al telegiornale notizie, dove scoppia una crisi internazionale c'è sempre un inviato, c'è l'inviato per esempio delle Nazioni Unite, avete sentito? Quando scoppia una crisi internazionale le Nazioni Unite si preoccupano e che fanno? Mandano qualcuno, l'inviato. Potrebbe essere definito l'apostolo, l'inviato delle Nazioni Unite. Perché? Perché c'è preoccupazione, perché c'è una guerra, perché ci stanno delle sofferenze, perché c'è qualche cosa che può esplodere in maniera drammatica e noi dobbiamo fermarla. E mandano qualcuno, l'inviato. Grazie Signore, che tu hai guardato a noi, hai visto la guerra, hai visto le sofferenze, hai visto in che cosa ci dibattevamo, hai visto le nostre schiavitù, le nostre catene, hai mandato Gesù, l'Apostolo. Possiamo ringraziare il Signore
Gesù è venuto a noi come l'inviato del Padre. Isaia, parlando di Cristo, parlava Isaia, sappiamo, 700 anni e rotti prima di Cristo, in una grande profezia, Isaia 61, è la stessa profezia che Gesù leggerà un giorno nella sinagoga di Nazareth, quando torna lì dove era cresciuto. È tutta una storia particolare quella, no? Nella sinagoga di Nazareth Gesù entra, non entra più come il falegname o come il figlio del falegname, ma entra come l'inviato, il Messia, l'unto, colui che Dio ha mandato. E gli danno il rotolo del profeta Isaia, perché allora c'era il libro, c'era un rotolo che lui spiega, e Gesù legge esattamente la profezia che lo riguarda, Isaia 61. Il Signore mi ha inviato per fasciare, il Signore mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto. Il Signore mi ha inviato per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività. Gloria a Dio. Il Signore mi ha inviato per l'apertura del carcere dei prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e per consolare gli afflitti. Il Signore mi ha inviato. Considerate, Gesù, la forza che Dio ci ha mandato per fare tutte queste cose. C'hai il cuore rotto stasera? Sapete che significa il cuore rotto, no? Non è un disturbo cardiaco, eh? Il cuore rotto è quel senso di tristezza che non ti lascia mai, e quella depressione continua che senti, e quel dolore continuo che senti per quello che sei, per quello che ti hanno fatto o per quello che hai fatto. Cuore rotto. E il Signore dice: l'Eterno mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto. Gloria a Dio. Che bella notizia, eh? Il Vangelo è la buona notizia, tutte buone notizie. Quindi considera che Gesù è l'apostolo, è stato mandato a te anche per fare queste cose. Per la tua anima in crisi, Dio ha mandato Gesù. Quando sentirai questa sera al telegiornale, le Nazioni Unite vogliono mandare l'inviato, ricordati che c'è stato qualcuno molto più in alto che ha mandato qualcuno per te e per me, mentre le Nazioni Unite e noi non ci possono neanche pensare. Seconda cosa che troviamo che Gesù è in questo passo, non è soltanto l'apostolo, penso che tutti adesso vi ricordate che significa apostolo, vero? Non è soltanto l'apostolo, ma è, attenzione, è il sommo sacerdote della fede che professiamo. Che vuol dire che Gesù è il sommo sacerdote della fede che professiamo? Questa è l'epistola agli ebrei, e gli ebrei conoscevano bene la figura del sommo sacerdote. C'erano i Leviti, che erano il popolo particolare delle 12 tribù che doveva servire nel Tempio, un popolo speciale, ma in mezzo a questo popolo, in mezzo a questo popolo c'erano poi i sacerdoti, che erano quelli che offrivano gli olocausti nel Tempio, in tutte le cerimonie dell'Antico Testamento, ma soprattutto c'era un sommo sacerdote, che era un po' la figura più alta di quei servitori del Tempio. Il sommo sacerdote era colui, in particolare, che una volta all'anno, se voi leggete nella legge, nel Pentateuco, è descritta molto bene questa cerimonia, nel grande giorno delle espiazioni, questa festa, il sommo sacerdote, soltanto lui, poteva entrare in un posto inaccessibile. Quel posto inaccessibile era nel Tempio, diciamo, parliamo del Tempio di Gerusalemme, pensa al Tempio di Salomone, questo grande edificio, che poi era un rettangolo alla fine, questo Tempio, era diviso in due posti, una prima parte, un primo luogo di questo Tempio si chiamava il Luogo Santo, e là dentro c'erano degli arredi, c'erano il candelabro, la famosa Menorah di Israele, candelabro a sette braccia, che doveva essere sempre acceso.
C'era un tavolo dove ogni mattina mettevano 12 pani, uno per ogni tribù di Israele. La tavola dei pani della presentazione. C'era poi un altare dove offrivano un incenso. E tutte queste sono figure che ci vogliono 3 settimane per raccontare le tipologie, no? Di tutte queste, di questi arredi del Tempio di Gerusalemme. Ma poi c'era un velo. C'era una cortina, viene chiamata, che separava questi due ambienti. Questa grande stanza era divisa da questo velo, da questa cortina viola, con delle figure angeliche sopra. E dall'altra parte c'era il luogo che era chiamato il luogo santissimo. C'era il luogo santo e il luogo santissimo. E in quel luogo, nel Tempio di Salomone, come nel tabernacolo, c'era una cosa. C'era l'arca, che non era l'arca di Noè, era l'arca dell'alleanza. Era quella scatola, quel baule d'oro, ricoperto d'oro, che conteneva le tavole della legge, la verga fiorita d'aronne e un barattolo, non so se era un barattolo, un vaso con la manna, con una manna speciale che non marciva mai, in ricordo del pane che Israele aveva mangiato per 40 anni nel deserto. Queste cose incredibili stavano dentro l'arca, e quell'arca, quell'oggetto aveva sopra due figure angeliche che si guardavano, due cherubini, e quello era chiamato il propiziatorio. E quel propiziatorio era il luogo più segreto e più importante del culto di Israele, perché una volta l'anno il sommo sacerdote, solo lui, pena la morte, nessun altro poteva entrare in quel luogo. Il sommo sacerdote entrava in quel giorno con il sangue di un agnello che veniva immolato, e quel sangue veniva portato dal sommo sacerdote, veniva portato dentro quel luogo santissimo e versato su quel propiziatorio, e questo serviva per il perdono, la remissione dei peccati di tutto il popolo, dei suoi, perché era un uomo anche lui, e di tutto il popolo. Per un ebreo il sommo sacerdote era una figura importante, una figura che evocava tutto questo. Gli ebrei sapevano che senza lo spargimento del sangue di un agnello innocente non c'era perdono di peccati. Non c'era perdono di peccati. Gesù è il sommo sacerdote, dice l'epistola agli ebrei, che Gesù non è entrato in quel luogo portando il sangue di qualche agnello, altro agnello, ma portando, offrendo il suo sangue. Noi sappiamo, quando Gesù è morto, è successo qualche cosa di straordinario. Il giorno della crocifissione, quando Gesù è spirato, quando Gesù ha gridato Eloi, Eloi, lama sabachthani, Padre, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poi Gesù spira sulla croce. Succede un evento soprannaturale dentro a quel tempio, al tempio di Gerusalemme. C'era ancora quel velo, non l'arca, se l'erano portata via gli egiziani, i babilonesi, non sappiamo che fine ha fatto, ma c'era ancora quel velo a significare che l'uomo, la donna, non poteva accedere a Dio direttamente. C'era un velo che separava l'uomo da Dio, l'uomo peccatore dal Dio santo, santissimo. Ma quando Gesù è morto, gloria a Dio, è una cosa che mi fa venire sempre i brividi, questa, che viene raccontata nel Vangelo. C'è stato il terremoto, si è oscurato il cielo, il centurione romano si è convertito, dei morti sono risuscitati, ma la cosa più grande è stata che, senza che nessuno la toccasse, quella cortina si è aperta in due, da cima a fondo, come se una mano invisibile dal cielo l'avesse strappata, da cima a fondo, si è squarciata. E quello significa che il nostro sommo sacerdote Gesù è entrato nei cieli e ha aperto la strada. Gloria a Dio, gloria a Dio. Tu, io posso entrare, andare a Dio, far fasciare il mio cuore rotto,
perché non c'è più uno Stato. Il Dio Santo mi accetta, mi riceve in Cristo, mio sommo sacerdote che porta i miei peccati, che ha preso i miei peccati, ha pagato con il suo sangue. Ebrei 9,12 è scritto: non mediante il sangue di animali, non mediante il sangue di animali, ma mediante il proprio sangue, Gesù è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistato una redenzione eterna. Una volta, ti piace questa parola? Una volta per sempre. Una volta per sempre. Oh, non c'è bisogno che saltrano rifacciamo la festa. Non c'è bisogno di ricelebrare un altro giorno di perdoni. No, una volta per sempre il Signore è entrato in quel luogo spirituale, portando il suo sacrificio e la nostra redenzione per sempre. Grazie, Signore. Che bello, che questa sera tu puoi dire: Signore, tu sei il mio apostolo. Consideri Gesù. Vogliamo considerare Gesù attentamente? Considerate Gesù, l'apostolo, il sommo sacerdote. Ma c'è una cosa molto bella del sommo sacerdote. Perché Gesù è il sommo sacerdote? Perché dice l'Epistolo agli Ebrei che noi non abbiamo un sommo sacerdote, il verso 15 mi sembra, non abbiamo un sommo sacerdote come avevano gli ebrei, c'era, che erano poi alla fine erano diventati tutti dei politici importanti, no? Ricchi, con la, come Caiafa, no? Col palazzo. Furono quelli poi che uccisero Gesù, dei sommi sacerdoti là. Ma noi non abbiamo un sommo sacerdote che non ci può capire. Bello questo. Ma ne abbiamo uno che, essendo vero uomo, perché Gesù è stato un vero uomo, ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, per cui ci può capire pienamente. Gloria a Dio. Considerare che Gesù ha fatto l'espiazione dei nostri peccati passati, presenti e futuri, per sempre. Passati, presenti e futuri. E poi che egli, è la cosa bella questa, è un sommo sacerdote che ci capisce, perché è stato tentato come noi in ogni cosa, senza però peccare. Questa è la differenza tra noi e Gesù. Senza però peccare, ma ci capisce. Quando ti succede qualcosa di brutto, io ho conosciuto persone, oggi parlavamo anche con mio fratello, quando succedono delle tragedie anche nelle famiglie, io ricorderò sempre questa famiglia che, di fratelli, di cristiani, che persero un bambino per un tumore alla testa, terribile. Questo bambino è stato operato, hanno cercato i medici di salvarlo, tutti che pregavamo, tutti quanti che si in qualche maniera soffrivamo insieme a loro, ma noi non possiamo comprendere perché a volte il Signore dice sì, a volte il Signore dice no, non lo sappiamo. Però questa famiglia amava il Signore, questo bambino di 9 anni, forse ho già l'ho raccontato, ma mi hanno una storia che ho vissuto di persona e mi ha colpito sempre tanto. È stato con noi nella nostra piccola comunità, un bambino, ha giocato con i nostri bambini, gli abbiamo fatto la festicciola, abbiamo pregato, abbiamo pianto, il papà ha testimoniato, la mamma ha pregato, ma dopo poco tempo abbiamo raggiunti della notizia che questo bambino era entrato in casa in un coma e poi un giorno era spirato. Io ho telefonato al papà, pensando: che cosa gli dico adesso? Che cosa gli dico? Io ho 4 figli sani e devo telefonare a un padre che ha perso un bambino di 9 anni. Che cosa gli dico, Signore? Ma sapete, la cosa bella è che prima che arriviamo noi a consolare, arriva il Signore a consolare. Adesso stiamo freschi. Meno male che Lui è il consolatore, vero? E io quando ho telefonato a questo fratello, con questo senso di imbarazzo, come potrò dire una parola di consolazione? Mi sentivo incapace di dire una parola di consolazione.
o se no peggio ancora cadere nelle solite frasi fatte, no? Non si niente di peggio. A volte è meglio il silenzio, meglio la preghiera, no? Una mano sulla spalla. Ma come faccio a capirti io? Ma non ci sono. Il sommo sacerdote capisce, e non mi chiedete come, tutte le sofferenze del genere umano. E allora questo papà dall'altra parte l'ho sentito stranamente sereno e mi faceva: ah sì Valerio, grazie delle vostre preghiere, grazie che sì, è vero, il bambino è morto, è andato col Signore, anzi il papà morto non l'ha mai usato, è andato col Signore. Ma ti devo dire una cosa, sai Valerio, io ero triste, lui mi stava consolando, no? Ti devo dire una cosa, sai, è successa una cosa straordinaria. Il bambino era in coma in casa, stava lì, noi aspettavamo da un momento all'altro di non vederlo più. Ma io stavo nella sua camera. Ma a un certo punto, pochi minuti prima che espirasse, il bambino si è ripreso, si è alzato e ha detto: il Messia è qui e mi parla. Poi è ricaduto del coma e dopo pochi minuti è andato. E questo padre me lo diceva con una forza che io sono stato consolato. E poi mi ha detto, e poi ho saputo, che attraverso questa sua prova e questa sua consolazione che Dio gli ha dato, ora è lui che va in giro per i reparti oncologici, pediatrici, a portare una parola di speranza. A quei genitori ai quali noi non possiamo andare, perché cosa gli racconto io che ho i miei figli che stanno bene e non hanno avuto soltanto l'influenza, no? Ma loro vanno e ti dicono: sai, anch'io ho avuto un bambino come il tuo, ma Gesù mi ha consolato. Oh, così è il nostro Signore per tutte le nostre afflizioni, il sommo sacerdote che ci può comprendere in ogni cosa, perché ha sopportato ogni tentazione senza però peccare. Quanto è prezioso sapere questo, fratelli e sorelle. Quanto è prezioso. E poi per finire, non soltanto Gesù è l'apostolo. Sei contento che Gesù è stato mandato? Che Gesù è il sommo sacerdote, è colui che porta i tuoi peccati e li perdona. È colui che ancora oggi, per il suo sacrificio, noi siamo perdonati. È colui che ci comprende. Tu dici: non mi capisce nessuno. Ma Gesù ti capisce. Non ti capisce nessuno, ma Gesù ti capisce. Ma poi, per finire, al versetto 3, c'è un'altra caratteristica del Signore che mi colpisce. Ricordate le due parole d'ordine, quali sono? Considerate Gesù, l'apostolo, il sommo sacerdote e colui, dice il verso 3, che costruisce la casa. Colui che costruisce una casa. E quando la Bibbia parla di casa, parla non soltanto di una casa, diciamo abitazione, ma parla di una famiglia, parla di un popolo, parla di un insieme di persone. Allora Gesù ci è presentato, considera che Gesù è colui che costruisce la casa. Questo in me veramente ha evocato tante parole bibliche. Colui che costruisce Gesù. E la prima cosa che mi è venuta in mente, forse ti sta venendo in mente anche a te, sono le parole che Gesù ha detto a Pietro un giorno: io Pietro edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno prevalere. Io la costruirò e niente la potrà distruggere. Gloria a Dio. Colui che edifica la sua casa, la chiesa. Questa è la prima cosa che mi viene in mente sul fatto che Gesù edifica. Colui che edifica la casa, che fabbrica la casa. E poi non c'è soltanto il fatto che Gesù edifica la sua chiesa, che siamo noi, vero? La chiesa non è un edificio. È vero che noi diciamo: andiamo in chiesa, dove sei stato in chiesa? Ma la chiesa siamo noi, vero? Siamo le persone.
Questa non è una chiesa, questa è una tenda. Ma quando ci siamo dentro noi diventa la chiesa. Perché è il popolo di Dio che fa la differenza, la nostra presenza. E lui edifica la sua chiesa. Questo mi piace che sia una caratteristica del Signore. Perché se non fosse così, allora cominceremo a preoccuparci. Signore, ma adesso domani come faremo? Chi ci penserà alla tua chiesa nel 2065? Quando io e fratello Sandro e tanti altri qui presenti stiamo cantando Oh When the Sango Marching In, chi lo farà? Chi ci penserà? I nostri figli, i nostri nipoti. Non siamo noi a edificare la chiesa, è lui che edifica la chiesa, la sta edificando oggi e si serve di noi. Domani continuerà a edificare e si servirà di altri, gloria a Dio che è così. Se no, quando a edificare sono gli uomini, le cose passano e vengono distrutte. Ma io edificherò la mia chiesa. Egli è il sommo architetto, il costruttore, dice la parola di Dio. A volte mi sono scoraggiato, perché vedete, questa parola è anche per te singolarmente. Non so se tu puoi definirti edificato questa sera. Come ti senti? Ci sono diversi gradi. Allora, ci sono quelli che si sentono distrutti, macerie, non so se qualcuno si sente così, stasera Gesù è colui che ti può ricostruire. Ci sono quelli che si sentono come quelle abitazioni che si sono fermati i lavori. Avete visto queste abitazioni non terminate? Non c'erano magari tutti i permessi, eccetera. Solo, si vede solo lo scheletro, a volte c'è un tetto, a volte non c'è il tetto, così incompleti. Alcuni si sentono così, altri si sentono ancora di mancare di tante cose, mancano le finestre, le porte. Anche la tua vita è simile a una casa da edificare. E la parola di Dio ci dice che voi siete l'edificio di Dio. Siamo il Tempio di Dio e Gesù edifica noi personalmente. Lo Spirito di Dio fa un'opera di edificazione nella vita di ogni credente. Lo sai che è così? E vuole costruire in te qualche cosa di glorioso, di bello, il Tempio di Dio. Bello, il Tempio di Dio. Voi siete il Tempio di Dio, o lo dico io, dice la Bibbia. E non credo che il Tempio di Dio è brutto, o che il Tempio di Dio sia qualche cosa, è così che sorge come per sbaglio. C'è un abile architetto, colui che edifica la casa. E stavo pensando a alcune mie esperienze, per finire, no? Che a volte noi ci vogliamo edificare da soli, no? C'è questa cosa. Allora, qui il Signore ci pensi te. Questa cosa qui la fai tu, però c'è questa cosa qui, Signore, guarda che io me la cavo. Questo aspetto della mia vita, ho esperienza, ho studiato, il mio carattere, sono portato, poi peggio ancora quando cominciamo a dire nostra cosa, io Signore, sai, io, sembra quasi noi diciamo Signore io ci capisco più di te, faccio io su questa cosa della mia vita, ci penso io, edifico io Signore. Il Signore fa, parlo, quanto è buono il Signore, è come quando noi con i nostri bambini abbiamo fatto questa esperienza che loro vogliono fare da soli, no? Perché si sentono grandi. Papà, voglio battere il chiodo con il martello. Guarda che ti fai male. No, ma io sono bravo. Guarda che ti fai male. Guarda papà, guarda papà. E poi abbiamo visto. Perché quando ci sentiamo bravi, di solito ci prendiamo a martellare da soli. Nella migliore delle ipotesi. A volte cerchiamo di fare delle cose per risparmiare da soli. Ci sono delle cose che sappiamo fare e delle cose che non sappiamo fare. E io ho un antico aneddoto della mia vita che me lo ripropongo sempre, forse già l'ho raccontato i giorni, dico questo sempre la stessa storia, un secondo. Che detto è vero. Una volta dovevo incorniciare un quadro. E allora mi sono detto, ma vuoi che uno con un diploma e con altre caratteristiche tecniche
non può fare una cornice di legno. Una cornice. Ma che mestiere è fare una cornice? Sono quattro pezzi di legno con dei tagli obliqui, due chiodi, poi ci metti un pezzo di vetro, un gancio e vai. Io devo andare a spendere tutti questi soldi dal corniciaio. E allora ci penso io. Sono andato, ho comprato il legno, la stecchetta, ho comprato il chiodo, ho comprato, io ho fatto tagliare il vetro perché quello ho riconosciuto, non so buono, taglia questo vetro. Poi ho comprato anche un attrezzo che non so più dove ho messo a casa mia, forse l'ho frullato dopo l'esperienza, che si chiamava osso di prosciutto. Cioè era un coso quadrato, così rettangolare, con dei tagli, adesso sono ai tempi miei queste cose, adesso ci sono delle cose laser, che si segava, ti faceva fare il taglio obliquo col seghetto. Lo conoscete l'osso di prosciutto? Alzate la mano quanti lo conoscono? Tantissimo. E questo, con questo armamentario ho detto, adesso cornice, vieni qui che ti faccio vedere io. Il mio bel quadro lì, e la sera, ricordo, ero appena sposato. Mia moglie, ricordo, ha sentito martellare e parlare, soprattutto per tutta la sera, per 2 o 3 ore. Ogni volta che mettevo insieme sta cosa, era sempre storto. E poi l'accorciato, era sempre storto. Poi riprendevo un altro pezzo, tagliavo, era sempre sbilenca. La cornice sbilenca. Quanto ho lottato. Costo osso di prosciutto. Non veniva mai un taglio, un taglio preciso. Alla fine, dopo un paio d'ore di combattimento, mi sono arreso. Ho detto, non sono capace. Parola magica. Ma è più magica quando la dici al Signore. Signore, non sono capace. Edifica tu, Signore. Ed allora ho fatto la cosa saggia. Mi sono arreso, ho preso sta cosa tutta storta, sono andato dal corniciaio vicino a casa mia. Ero un po' avvilito, mi vergognavo. Mi sono presentato e ho detto proprio umilmente, ero proprio affratto. Guardi, ho voluto provarci da solo, guardi che è venuto fuori. Io ho alzato lo sguardo, da un po' qua, ho fatto così, da un po' qua, l'ha presa, ha fatto tri-tri-tra, ha smontato, ha rotto tutto, ho detto, oddio, ci ho messo, ha rotto tutto. Poi ha fatto, da 2 o 3 taglietti, e ho detto, in 1 minuto e mezzo mi ha ridato la cornice dritta. E io ho detto, solo 1 minuto e mezzo si è messo. E poi ho detto, quant'è? Vai, vai. Vai, vai. E la stessa cosa ci succede quando noi andiamo dal Signore. Quante volte ti sei ostinato a farci da solo e sono solo cose sbilenche, ma se tu vai da colui che è l'architetto, colui che è l'edificante, colui che è il saggio costruttore, o tu andrai, gli porti la tua opera mezza, storta e sbilenca, gli porti la tua vita, che non è dritta davanti a Dio, o il Signore ci mette poco, ci mette meno di 1 minuto e mezzo, ci mette 1 secondo. A darti il suo perdono, a darti nuova fiducia e a rimetterti dritto. E poi ti dice, vai, grazie. Signore, tu sei colui che edifica la casa. Oh, gloria a te. La tua presenza sulle ginocchia davanti a me.
Signore.